Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Della benzina sta un po' appassionando gli italiani. Fra l'altro noi oggi abbiamo ricevuto su Twitter molti ascoltatori che ci mandavano, fatelo, fatelo, taggando in onda, li vediamo tutti, ci mandavano la foto dei prezzi, li vedete su questo schermo, della benzina che hanno trovato. Malgrado quello che sia stato raccontato, si è toccato 2,40. Quindi adesso le facciamo sentire che cosa ci ha detto Augusto Montaruli, sottosegretario del governo Meloni, su questo tema. Fra l'altro è stato l'intervento più organico, nessun altro del governo si è avventurato così nel dettaglio. Però le chiediamo se lei attaccherebbe il governo in questa fase della sua campagna elettorale su questo tema, che riguarda molti pendolari, soprattutto nelle regioni come la sua e tante altre. L'applicazione del taglio delle accise avrebbe portato il costo della benzina addirittura a un prezzo inferiore al momento della pandemia, cioè al minimo storico mai toccato. Il taglio delle accise del governo Draghi, quello dei 30 centesimi, costa 1 miliardo al mese. Per 12 mesi fa 12 miliardi. Non si poteva fare con questa legge di bilancio. Allora, è a un comizio, se la gioca questa carta, immagino, quando andrà nell'Alto Lazio, quando andrà nella provincia di Roma, con quelli che si arrabbiano un po' quando pagano 16 euro in più nel loro pieno. Ma il caro vita è l'elemento di fondo che noi oggi abbiamo di fronte. Ci hanno raccontato tutta una serie di storie, che era un problema il tetto del contante e tante altre belle questioni, come arma di distrazione di massa. Poi la realtà è che dal 1° dicembre vediamo i prezzi che voi mostrate, che toccano giornalmente le tasche di cittadini, pendolari e lavoratori. La politica è fatta di scelte. Questo governo non ha voluto compiere la scelta che il governo precedente aveva compiuto. Ecco, tutto qua. Ha spostato l'attenzione sulla flat tax, peraltro anche un po', diciamo, fatta all'italiana, insomma, se vogliamo dire, e su altre questioni, non affrontando il tema del caro vita. Questo è l'elemento di fondo. Bene. C'è Zullo che... C'è Zullo, era un bene polemico. No, voglio dire... esplicitalo. Esplicito, va bene la distrazione di massa, tutte queste belle cose. Dopodiché il governo, immagino, abbia fatto due conti, 10 miliardi costava sta misura, quello che si poteva mettere non è che sia stato messo sulla flat tax, è stato messo briciole, è stato messo quasi tutto sulle bollette, è stato messo sul bonus per le famiglie che non ce la fanno a pagare luce e gas, è stato messo su tutte queste questioni che riguardano l'energia. Questo sull'aumento delle pensioni minime, anche se insufficiente come sappiamo. E la verità è che quando si sta al governo e ci sono pochi soldi, perché l'Europa ti dice puoi fare questo, sì, fai delle scelte, ma le scelte non sono andate in direzione, vorrei che fosse chiaro questo punto, che peraltro a me pare chiarissimo, non sono andate in direzione del mitico ceto medio, sono andate in direzione di quelli che chiamiamo gli ultimi, quelli più in difficoltà, e sono risorse largamente insufficienti. Allora, io su questo passo la palla ad Annalisa Guzzocrea, perché Zullo appunto diceva è stata una scelta politica per aiutare chi ha meno, quindi la benzina la pagheremo tutti di più, però chi ha meno viene...